Invece qua andiamo a vedere il mio pesco da seme. Eccolo qua, questo è un pesco di un anno, l'ho seminato quando? Pare verso maggio, sì, l'ho messo in terra qui, è già stato seminato l'anno prima, però quest'anno è veramente cresciuto parecchio. Ora non so se il prossimo anno comincerà a fare qualcosa, però se continua di questo passo, quando l'ho messo in terra quest'anno era a questa altezza qui. Vediamo, da questa altezza ha fatto tutto questo pezzo. Ora ha buttato tutti i rami, ora credo proprio che prossima stagione farò una selezione dei rami e manderò su quelli principali da mantenere e formerò la pianta, credo. Ah, incredibile come questi peschi da seme funzionino incredibilmente in Toscana. Non so come mai, ma qui funziona. Mentre peschi lì innestati dopo 3-4 anni sono da buttare via. Non so come mai, ma è veramente un problema grosso. Gli ammalati a diritto, deve fare trattamenti continui, di palle. Questo invece non gli fa nulla. Pili, li poti ogni tanto, gli dà un po' di rame su tronco d'inverno, poi per il resto tutto a posto. Questo è stato fatto da una pesca rossa, questa dovrebbe venire una pesca sanguigna, molto buona. E vedremo, poi successivamente riporterò un altro video se farà delle pesche, vedremo dai come le farà e se le farà soprattutto, considerando che è di seme, è completamente selvatico. Va bene dai, ci si vede al prossimo video.